dei problemi perché prende tantissimi gol, sicuramente. Questa è una tua opinione che è vicina anche ad alcuni, prima l'ho sentito questo discorso dei gol. Poi prima il discorso di scendere in campo senza motivazioni perché ormai il campionato ha perso di interesse. Io penso quando, cioè, io vado a vedere la Roma e voglio vedere una bella Roma, soprattutto vado allo stadio per vedere un bel calcio, non tanto per E lo vincere il vedi? campionato. Certo, per il momento la Roma ha un comportamento un po' anomalo, secondo me, però cioè, alternato sicuramente delle belle prestazioni a un paio di prestazioni deludenti, almeno in Senti, come ti è venuto campionato. in mente Rino sulla Roma? Su, stai sugli spalti? No, io ho scritto la prima canzone quando avevo soltanto 18 anni, adesso ne ho 24. La prima canzone del secondo lato è Forza Roma. Questa che state ascoltando è Cuore Giallo Rosso, invece è la canzone che dà il titolo all'album e l'ho scritta circa 3 anni fa. È nata, diciamo, nell'aria c'era questa idea di fare questo disco, però quest'estate ho avuto la possibilità, l'ho prodotto da solo, insieme ad alcuni amici, tra cui il promoter, no, non l'ha prodotto lui, però mi ha dato una mano tantissime persone, soprattutto i club giallorossi, infatti vorrei ringraziare Aldo Sbaffo, il presidente, il vicepresidente Fausto Iosa e tutti, anche il club Prenestino, il club dell'ATAC, tantissimi, insomma, ecco. Bene, Antonello De Pierro, Cuore giallorosso è il titolo dell'album e quindi anche della cassetta. Sì, certo. Della cassetta, che si trova chiaramente nelle nastrotreche, Sì, nelle si trova nei discoteche. negozi e anche presso i club giallorossi. Sei tifoso della Roma di sempre, tu di dove sei? Io sono nato a Roma, però ho vissuto in tutta Italia, allora forse dall'accento vedete. L'accento è, mi dicono marchigiano, però io nelle Marche non ho mai vissuto, ho fatto soltanto il CARA durante il servizio militare a Pesaro, perciò non penso che in un mese si possa. Complimenti, le state sentendo alcune note, probabilmente se andate a comprare ve la sentite tutta sicuramente, poi avrete modo anche, magari allo stadio, la mandano allo Sì, anche, stadio. no, lo stadio non la mandano in onda, però ci sono delle ragazze che ho messo Che apposta, fanno? La che, no, cantano? che vendono questa cassetta con lo stereo, insomma è Ma stata guarda un po' che questa un'iniziativa un sera po' è la serata particolare. delle passioni, di gente che fa le cose con grande passione, e solo se uno la fa con grande passione così riesce. È una cosa in cui, Complimenti, grazie. complimenti, l'applauso è spontaneo.